Noi seguiamo il mistero di Cristo morto e risorto, e su questo Cristo morto e risorto noi, ecco, sperimentiamo il patto che Dio fa con noi, per cui la palma non è, ecco, un oggetto per togliere il malocchio. La palma è il segno di questo patto che Dio ha fatto con noi, morendo, consegnandosi alla croce. E allora, carissimi fratelli, fare questa processione, vivere questa processione, significa rivivere il nostro patto. Nel nostro linguaggio comune dialettale si giura sulla palma, sulla mia palma, sulla tua palma. Cosa significa questo giuramento così antico, che uno, per confermare le sue parole, richiamava la palma? Perché la palma è il segno della croce gloriosa di Cristo, nella quale noi siamo stati tutti sanati e guariti. E allora viviamo questo momento processionale già voluto da Cristo, ecco, e serviamo il Signore Gesù, perché ci metta dentro questa settimana con tutta la nostra voglia, appunto, di conoscere, di amare e di seguire veramente il Signore, unica nostra speranza. Sollevatevi.